Marco Giorgiani da ieri sera è il nuovo sindaco di Lipari. Non è un caso che questa intervista, la nostra prima intervista con Marco Giorgiani, la realizziamo a Canneto. Una Canneto che questa volta non ha tradito rispetto a quanto accaduto nel 2007. Ma intanto certamente il risultato di Canneto è stato un risultato splendido, che da un certo punto di vista mi fa molto piacere, dall'altro mi responsabilizza molto, come d'altro canto il risultato in generale, perché questo risultato ci carica di responsabilità, perché giustamente il Paese si aspetta delle risposte e a seguito di una espressione di fiducia così ampia si aspetta che la prossima amministrazione riuscirà a dare le risposte necessarie. Io non userei il termine tradimento rispetto alla volta scorsa, in confronto a questa volta direi semplicemente che questa volta Canneto, come tutto il comune d'altro canto, ha creduto che noi stessimo costruendo un progetto serio per amministrare questo paese. È stata una grande vittoria, ma è stata la vittoria di Marco Giorgiani o, come dici tu, è stata la vittoria di questo progetto che state costruendo? Ma io non posso scindere questo progetto da Marco Giorgiani. Il risultato personale certamente mi gratifica molto, però io, così come dicevo in campagna elettorale, non credo negli uomini capaci di accentrare su di sé tutti i meriti o tutti i difetti, credo nel lavoro di squadra. Il risultato c'è stato, la fiducia è stata espressa, io da questo, come dicevo, sono molto gratificato, ma credo che quello che abbia vinto è il messaggio di rinnovamento che stiamo tentando di dare. Il fatto che possa lavorare in tranquillità con un consiglio comunale dalla tua parte ti garantisce da un certo punto di vista? Io su questo non avevo dubbi, anche durante la campagna elettorale avevo specificato molte volte che il fatto che invitassi a votare per me, ma anche e soprattutto per i miei consiglieri comunali, era come non certamente un sinonimo di paura, e si è visto nei numeri, ma semplicemente la voglia di dare a questo paese un'amministrazione forte, quindi con una maggioranza il più ampia possibile, per fare le scelte necessarie. È il momento, Marco, venuto a nascondersi, di rimboccarsi le maniche. Dove mettiamo mano prima? Ma io su questa cosa del primo provvedimento dal sindaco credo che sia un po' una cosa enfatizzata. Noi metteremo le mani dappertutto, nel senso che inizieremo da subito a lavorare con concretezza, non abbiamo la necessità di provvedimenti d'immagine o immediati, perché il nostro lavoro sarà costante, equilibrato e serio. Per quanto riguarda Canneto, visto che siamo a Canneto, qualcuno si aspetta, se lo sarebbe aspettato anche da un altro sindaco, ma da te a maggior ragione un qualcosa in più per quanto riguarda questa benedetta protezione dell'abitato. Non c'è dubbio che su questo argomento la prossima amministrazione a questo paese dovrà dare assolutamente delle risposte. Non penso, dico, si possa non immaginare che dovrà essere nelle condizioni di proteggere questo abitato, perché questo ne va anche della sopravvivenza dello stesso abitato. Devo dire pure che la stessa iniziativa la prossima amministrazione dovrà concretizzarla anche su Acqua Calda, che credo che sia assolutamente nelle stesse condizioni, se non peggiori. Trasporti marittimi, questa è una situazione che forse bisogna affrontare. Questo, no? Credo che se dovessi fare della scaletta una graduatoria, credo che questo sarà il primo provvedimento sul quale ci impegneremo per dare, compatibilmente al momento storico che stiamo vivendo, per dare delle risposte, perché è la scommessa più grossa per la prossima amministrazione. Oltre ai ragazzi che ti sono stati vicini in questi mesi, c'è qualcuno che vuoi ringraziare in particolare? Ma io dovrei ringraziare tantissime persone. Dovrei ringraziare tutta quanta la squadra, tutte le persone che si sono candidate, tutti i ragazzi che hanno fatto un lavoro splendido insieme a me, ma dico, se devo essere molto onesto, credo che in particolare una persona la devo ringraziare in modo particolare, ed è mia moglie, senza la quale io non credo avrei potuto affrontare una campagna elettorale come quella che ho affrontato. Per chiudere, il risultato più sorprendente, sia tuo o degli avversari? Ma io non sono un presuntuoso, ho altri difetti, ma non quello della presunzione, però credo che il risultato sul sindaco, considerato che da quando c'è l'elezione diretta del sindaco questa percentuale non era mai stata espressa neanche in un ballottaggio, è una cosa che ha sorpreso anche me.